Buongiorno cari amici, nel video precedente abbiamo parlato di come la decima linea guida di Aristippo di Cirene sull'adattabilità aiuti a far fronte ai cambiamenti inaspettati dell'ambiente. In altre parole, si trattava di come non dipendere dalle circostanze esterne. Se non l'avete ancora visto, mettete in pausa questo video e guardatelo. Ora ci occuperemo dell'undicesima linea guida del codice dell'antico pensatore greco. Parliamo dell'indipendenza. L'indipendenza è uno stato che tutti desiderano raggiungere. Abbiamo il diritto di vivere la nostra vita come vogliamo, di essere indipendenti e liberi nelle azioni e nelle decisioni. Si tratta di uno stato di libertà interiore, in cui una persona deve fare affidamento sui propri interessi e non dipendere dalle influenze esterne e dalle valutazioni degli altri. Una persona di questo tipo può prendere liberamente qualsiasi decisione e scegliersi una vita. Spesso si dipende dalle circostanze esterne che ci si trova ad affrontare nel percorso dell'automiglioramento. Per raggiungere l'indipendenza è necessario essere il capitano della propria vita e avere fiducia in se stessi. Essere indipendenti non significa non comunicare con gli altri, considerare la loro opinione non valida o condurre uno stile di vita egoista rifiutando di adattarsi ai cambiamenti. Prima di tutto, indipendenza significa dare agli altri quanto si riceve, non avere debiti con altre persone. In parole povere, se dovete qualcosa a qualcuno, quella persona ha autorità su di voi. Si diventa dipendenti da quella persona e si viene privati della propria libertà. È importante non dimenticare i propri debiti e cercare di ripagarli il prima possibile. Se avete debiti non pagati, avete perso la vostra indipendenza. Anche se la persona a cui siete debitori vi tratta bene, può comunque controllare le vostre azioni e influenzare la vostra vita e il vostro comportamento.